a volte le apparenze ingannano. Questa storia vera si è svolta in America alla fine del XIX secolo. Una signora e suo marito sono scesi dal treno a Boston con l'intenzione di recarsi all'Università di Harvard. Erano vestiti in modo modesto, lei indossava un abito di cotone e lui un abito semplice, non proprio di ottima qualità. Si sono rivolti alla segretaria del presidente dell'università senza avere un appuntamento. La segretaria ha subito intuito che provenivano dalla campagna e ha pensato che fossero contadini, ritenendo che non potessero avere nulla a che fare con Harvard. «Vorremmo parlare con il presidente», disse l'uomo a bassa voce. «Mi dispiace, è molto occupato», rispose la segretaria. «Aspetteremo», replicò la donna. Per ore la segretaria li ignorò, sperando che alla fine si sarebbero scoraggiati e se ne sarebbero andati. Ma non se ne andarono, il che aumentò la frustrazione della segretaria. Alla fine decise di disturbare il presidente, sebbene fosse un compito che preferiva evitare. «Forse se parlate con loro per qualche minuto se ne andranno», disse al presidente. Lui fece una smorfia di disappunto e accettò. Con la fronte corrugata ma con dignità, si diresse con un passo maestoso verso la coppia in attesa. La donna disse: «Abbiamo avuto un figlio che ha studiato ad Harvard per un anno. Amava Harvard ed era felice qui, ma un anno fa è morto in un incidente. Io e mio marito vorremmo costruire qualcosa nel campus in memoria di nostro figlio». Il presidente non sembrò interessato. «Signora, non possiamo erigere una statua per ogni persona che ha studiato ad Harvard. E poi è morta. Se lo facessimo, questo posto sembrerebbe un cimitero». «Oh no», replicò rapidamente la donna. «Non vogliamo erigere una statua. Pensavamo che saremmo felici di donare un edificio all'Università di Harvard». Il presidente li guardò incredulo. Osservò l'abito e il completo semplice con cui erano vestiti ed esclamò: «Un edificio? Avete idea di quanto costi un edificio? Abbiamo investito più di 7 milioni e mezzo di dollari negli edifici qui a Harvard». Per un attimo la donna rimase in silenzio. Il presidente pensò che forse ora sarebbe riuscito a liberarsi di loro. La donna si voltò verso il marito e disse piano: «Costa così poco un'università. Perché non ne costruiamo una tutta nostra da zero?» E il marito fu d'accordo. Il volto del presidente si oscurò di confusione e stupore. Il signor Leland Stanford e sua moglie si alzarono e se ne andarono, viaggiando fino al Palo Alto, in California, dove fondarono l'università che porta il loro nome, l'Università di Stanford, in memoria di un figlio di cui Harvard non era più interessata. L'Università Leland Stanford Jr. fu inaugurata nel 1891 a Palo Alto, Jr. in onore della memoria del figlio del ricco proprietario terriero. Questo era il loro memoriale. Oggi l'Università di Stanford è una delle più prestigiose al mondo, rivaleggiando con Harvard. Morale: quanto facilmente ci si può sbagliare giudicando solo dalle apparenze. Benvenuti o bentornati nel mio canale. La storia che vi ho appena raccontato, che insegna a non badare mai solo alle apparenze e che spiega la nascita della Stanford University, in realtà non è veritiera. Il fatto non è mai accaduto, ma dietro alla storia vera degli Stanford, veri fondatori della prestigiosa Università di Palo Alto, c'è un mistero che è stato risolto solo nel 2022 dallo storico della Stanford University, Richard White. Ma partiamo subito col caso di oggi. Jane Elizabeth Lathrop nasce a Albany, a New York, il 25 agosto del 1828, da Dyer Lathrop e Jane Ann Shields. Seconda di sei fratelli, frequenta l'Albany Academy for Girls, la scuola diurna per ragazze più longeva del paese. Il 30 settembre del 1850 sposa Leland Stanford, originario di New York, nato in una famiglia di agiati agricoltori, arrivata sulla West Coast con i fratelli durante la corsa all'oro,
Dopo gli incerti inizi da droghiere e proprietario di saloon nel 1850, Stanford diventa un commerciante e grossista di successo, accumulando una fortuna. I coniugi Stanford risiedono a Port Washington, nel Wisconsin, fino al 1852, quando perdono per un incendio le proprietà di lui, tra cui la biblioteca giuridica. Tornano a vivere ad Albany, New York. Jane resta con la famiglia e Leyland aiuta i fratelli nelle loro attività commerciali legate appunto alla corsa dell'oro in California. Al suo ritorno si trasferiscono a San Francisco e Leyland si dedica alle attività commerciali su larga scala. Fu uno dei fondatori e presidente di due compagnie ferroviarie dal 1861 fino alla morte, la Central Pacific Railroad e la Southern Pacific Railroad. Dal 10 gennaio 1862 al 10 dicembre 1863 è governatore della California e senatore degli Stati Uniti per la California dal 1885 fino alla morte. Dopo 18 anni di vane speranze, Jane resta incinta. Il 14 maggio 1868, all'età di 39 anni, Jane dà alla luce il suo primo e unico figlio, Leyland Stafford Jr. Quando Leyland Sr. sa di essere diventato padre, chiede alla moglie di organizzare una cena per presentare l'erede al mondo, fece portare in tavola un vassoio d'argento e sollevò il coperchio. Disteso su un letto di boccioli, c'era il neonato nudo. L'erede della dinastia non aveva dai genitori giochi come qualsiasi bimbo, ma dato che era un collezionista fin dalla tenera età, solo reperti di arte antica. Fin da bambina, ogni anno i genitori lo portavano in giro per l'Europa per fargli conoscere la culla della civiltà, i musei più importanti e i vasti giacimenti culturali del vecchio continente. E ad ogni viaggio la collezione di antichità del ragazzo cresceva. Aveva trascorso interi pomeriggi nell'ala egizia del Louvre, copiando geroglifici e imparando a decifrarli con l'aiuto del famoso egittologo Georges Daressy. Ad Atene, nel gennaio 1884, Leyland Jr. aveva insistito per visitare i templi e incontrare Heinrich Seisman, l'uomo che aveva portato alla luce Micene e Troia. La mattina in cui il ragazzo morì all'Hotel Bristol di Firenze, il 13 agosto 1884, all'età di 15 anni, per febbre tifoide, Leyland, Jane e Stanford giurarono l'un l'altra che sarebbero diventati i genitori d'America. Glielo chiese il loro figliolo dall'oltretomba. Sembra infatti che Mr. Stanford, a sua volta malato, dopo aver tanto pregato e dopo aver inutilmente applicato per 2 settimane impacchi freddi sulla fronte del ragazzo, si fosse appisolato esausto e aveva avuto una visione del figlio in cui gli diceva che avrebbe dovuto vivere per il bene dell'umanità e non credere di non avere niente per cui vivere. Lo avevano cresciuto con attenzione, invogliandolo in tutti i modi a coltivare la passione per il bello, fornendogli stimoli culturali e saperi. Adesso avrebbero fatto la stessa cosa con gli altri ragazzi. «I bambini della California saranno i nostri figli», dissero. Nell'aprile del 1884, prima di lasciare l'Europa con i suoi resti, cambiano i loro testamenti per donare tutto ad una istituzione proposta a Palo Alto. Il 14 maggio del 1887, nel 19° anniversario dalla nascita di Leyland Jr., posarono a Palo Alto la prima pietra dell'università. Sarebbe sorta sulla tenuta di frutteti, vigneti, pascoli, stalle e piste per il trotto di loro proprietà. Nel novembre del 1885 creano i piani di fondazione per la Leyland Stanford Jr. University. Apre il 1 ottobre del 1891. In quell'autunno la Medium Maud Lord Drake racconta ai giornali che la nascita dell'Università di Stanford è stata possibile grazie ad una seduta spiritica, dove lei era stata l'intermediario guida in ogni decisione di Jane e Leyland Stanford. Dopo la morte del figlio, in effetti, la coppia aveva preso parte ad alcune sedute a Parigi. Avevano poi incontrato Madame Drake a New York, anche se poi loro smentirono dichiarando che nessuna influenza spiritualista aveva influito sulle loro decisioni. Il 21 giugno 1893 Leyland Stanford muore per un attacco di cuore e Jane prende il controllo totale degli affari e dell'università, anche se inizialmente alcune difficoltà finanziarie, in quanto dopo la morte del marito il governo federale le fa causa per recuperare 15 milioni di tasse evase. L'eredità fu congelata e negli anni successivi Jane usa i suoi beni personali per tenere a galla l'Ateneo con appena $10,000 al mese.
Vinta la battaglia legale nel 1898, vende le sue azioni e stacca un generoso assegno all'università per una somma equivalente a circa un quarto di miliardo di oggi. Ordina così la costruzione del Memorial Arch e del mausoleo dedicato alla memoria del marito e avvia il primo nucleo del museo che doveva contenere le opere d'arte di famiglia. Dal 1893 al 1898 raccoglie $10,000 al mese dall'università come cofondatrice. La tenuta esce dall'omologazione nel 1898. Sotto la sua direzione, la Stanford University ottiene un'attenzione precoce per le arti. Lotta anche per la missione delle donne. L'università è da sempre stata mista, sin dalla sua fondazione, ed è contro il razzismo. Prese una posizione forte sulla questione della libertà accademica, tanto da licenziare un economista, Edward Rose, per le sue idee. La donna assunse il controllo dell'università con pugno di ferro. Nel 1905 mette a disposizione i suoi gioielli per un valore di circa $500,000 di allora, disponendo che alla sua morte venissero venduti per finanziare l'Ateneo, da utilizzare esclusivamente per l'acquisto di libri e altre pubblicazioni. Il 14 gennaio 1905, nella sua villa di Nob Hill a San Francisco, beve acqua minerale dal sapore amaro. Riesce con l'aiuto della sua cameriera a provocarsi il vomito, sospettando sia avvelenata. Manda in farmacia l'acqua per farla analizzare e i risultati le danno ragione. L'acqua era stata avvelenata con una dose letale di strichnina. Licenzia la cameriera e lascia per sempre la sua villa, giurando di non tornarvi mai più. L'agenzia investigativa, messa la cameriera sotto sorveglianza, indaga su tutte le farmacie in ricerca di acquisti di strichnina potenzialmente sospetti, ma non trova nulla se non la corruzione e gli intrighi attorno al personale di servizio alla villa. L'elenco dei sospetti si restringe a 3 domestici che avevano avuto accesso alla Stanford: Elizabeth Richmond, una cameriera inglese presa di mira dall'investigatore privato, l'ex maggiordomo Alfred Beverly, un altro britannico legato alla Richmond, Hao Wing, il cuoco cinese che era stato torchiato dai poliziotti. Alla fine verranno tutti scagionati. Jane, ormai terrorizzata dalla consapevolezza di avere un nemico mortale, stremata anche per un'affezione polmonare, vola a Lahore, dove confida di rimettersi in salute, con l'intenzione poi, qualche giorno dopo, di volare in Giappone. Porta con sé solo la sua affidata segretaria, l'immigrata tedesca Bertha Berner, da 20 anni al suo servizio. È la sera del 28 febbraio 1905. Jane si trova al Moana Hotel di Honolulu. Prima di andare a letto, chiede alla sua segretaria di prepararle dell'acqua con un po' di bicarbonato di sodio, perché ha lo stomaco sottosopra. Jane la beve e alle 23:15 chiede al personale dell'hotel di chiamare velocemente un medico, poiché ha perso il controllo del suo corpo ed ha la sensazione di essere stata avvelenata di nuovo. I tentativi di indurre il vomito questa volta non hanno successo. Il medico comunque arriva velocemente e le somministra bromo e idrato di cloralio, in sostanza un anticonvulsivo e un tranquillante. Jane, in preda all'angoscia, grida di sentirsi le mascelle rigide, che quella era una morte orribile da morire. Dopo uno spasmo muscolare violento e una rigidità diffusa in tutto il corpo, esala l'ultimo respiro e muore. Dopo 3 giorni di deposizione, ci vollero solo 2 minuti per concludere che Jane Lathrop Stanford era morta per avvelenamento da strichnina, introdotta in una bottiglia di bicarbonato di sodio. E Bertha Berner era l'unica persona presente ad entrambi gli avvelenamenti. Il San Francisco Evening Bulletin strombazza la notizia con il titolo del 1 marzo: la signora Stanford muore avvelenata. L'analisi chimica forense rivela la presenza di una forma pura di strichnina nei campioni di bicarbonato che aveva assunto. Jane è morta avvelenata. La testimonianza rivela che la bottiglia in questione era stata acquistata in California, ma tutto cambia. Nonostante le prove, nonostante tutto quello che è palese sia un omicidio, la sua morte viene archiviata come morte accidentale, sopraggiunta a causa di una indigestione, grazie a David Starr Jordan, primo rettore della Stanford University, che, recatosi immediatamente alla Way, assume un medico locale, Ernest Coniston Waterhouse, per contestare l'avvelenamento come causa della morte. Quindi riferì alla stampa che Jane era in realtà morta di insufficienza cardiaca, diagnosi medicamente assurda dato i sintomi altamente distintivi dell'avvelenamento da strichnina che aveva mostrato.
Il motivo probabilmente era che David era presidente del consiglio di amministrazione dell'università e, a quanto dice, rischiava di perdere il posto in quanto Jane stava pianificando di rimuoverlo dal suo incarico. Grazie a lui, la morte di Jane viene considerata naturale e la copertura dell'uomo fu accettata come verità fino agli anni Ottanta. Lui e gli altri organizzarono un elaborato insabbiamento per mettere in dubbio le prove mediche e accreditare le cause naturali. C'erano in ballo, oltre a un patrimonio multimilionario, anche la Stanford University, quindi un processo per omicidio doveva essere evitato a tutti i costi. Nel 2022, lo storico della Stanford University, Richard White, concluse che la donna fu probabilmente avvelenata dalla sua dipendente Bertha Berner, che era l'unica persona presente ad entrambi gli avvelenamenti. Bertha odiava la sua dispotica datrice di lavoro e fu coperta dal presidente Jordan, che invece aveva l'obiettivo di preservare l'onore dell'università. White disse che il primo avvelenamento potrebbe essere stato concepito per non essere fatale. Nel suo libro Chi uccise Jane Stanford, descrive Jane come una donna sgradevole e cattiva, tirannica con la servitù e le persone di famiglia, e pessima con i dipendenti delle sue fattorie, che licenziava per assumere immigrati irregolari sottopagati, una milionaria accentatrice che brandiva i suoi soldi come un randello, licenziando i docenti quando non ne condivideva le opinioni e cercando di far entrare la religione e lo spiritismo in facoltà, perché prima di prendere decisioni in merito all'università, la donna contattava il marito e il figlio defunti tramite sedute spiritiche o interpretando messaggi che le arrivavano in sogno dall'aldilà. Jane era una donna che, secondo White, aveva una lista di nemici lunghissima. Di certo la segretaria aveva l'opportunità di avvelenare la sua padrona. Fu la prima a scrivere una biografia della vedova, descrivendola molto amata e dedita alle azioni benefiche, ritratto che non combacia troppo con i libri successivi scritti dai professori di Stanford. Bertha firmò addirittura due memoriali, Incidents in the Life of Mrs. Leland Stanford e Mrs. Leland Stanford, an Intimate Account, con dettagli sulla notte dell'avvelenamento che però cambiano da un libro all'altro. Scrisse infatti che la sera fatale lei e Jane avevano ammirato la luna sorgere sul Pacifico, un particolare smentito dalle carte astronomiche, secondo le quali la luna non era sorta fino alle 2:53 del mattino successivo, quando la Stanford era ormai morta da un pezzo. Fu interrogata in merito alla sua morte, ma non era considerata sospettata, in quanto tecnicamente non aveva un movente, ma in realtà lo aveva, la dimora che Jane Stanford le aveva lasciato nel testamento, insieme a un lascito pari a $100,000 di oggi. Jane Stanford aveva fatto sapere che aveva intenzione di licenziare il presidente Jordan al suo ritorno dalla Way, ma non tornò, quindi forse le complicità dietro l'omicidio furono molte. La Stanford violava sistematicamente i diritti costituzionali dei membri delle facoltà e le loro libertà accademiche e cercava di orientare l'ateneo verso lo sviluppo dell'anima piuttosto che della mente, violando la legge delega dell'università che vietava ogni forma di insegnamento religioso. Quando poi nel 1905 fu presa dal panico perché c'erano troppe ragazze nel campus, si mosse per licenziare Jordan, che si opponeva ai suoi tentativi di consegnare l'università alla Chiesa Cattolica. La Stanford propose allora un sistema di matrone con piena autorità per imporre la disciplina, studentesse come sentinelle e guardie a cavallo tenute a denunciare e a consegnare il colpevole alle autorità universitarie per punizione. La sua morte portò un certo sollievo. Donna retta e dal buon cuore, o perfida verso il prossimo. L'unica cosa certa è che è stata assassinata e che il suo assassino non ha pagato per ciò che ha fatto. Jane, l'ottava First Lady della California e fondatrice col marito della Stanford University, fu sepolta dopo una cerimonia elaborata con una preghiera collettiva per l'università, insieme al marito Leland e al loro figlio nel mausoleo della famiglia Stanford del campus di Stanford. La loro magione, fatta costruire nel 1876 al costo astronomico di $2 milioni, sita a Nob Hill, uno dei più eleganti quartieri,
con un grande parco e circondata da un muro di basalto e granito, bruciò nell'incendio seguito al terremoto del 1906. Il video finisce qui. Se il video e il canale vi piacciono e volete supportarmi, vi basta lasciare un commento e iscrivervi per essere aggiornati sui nuovi contenuti. Vi ricordo che ho anche un altro canale che tratta argomenti diversi. Se volete curiosare, troverete il link in info box. Sono aperta a suggerimenti se desiderate pormi un argomento di vostro gradimento che riguardi storie o leggende noir, true crime, personaggi storici e non, potete lasciarmelo scritto sotto i commenti, in direct su Instagram, stesso nome del canale, o tramite mail a semplicemente me.justme@gmail.com, mail che troverete nel box informazioni assieme al modulo che potete usare se volete per lasciare i vostri suggerimenti. Vi abbraccio forte e vi do appuntamento, se lo volete, al prossimo video. Muah!